Allora, ieri abbiamo visto tutta una serie di esercizi su come trasformare le equazioni delle rette piani dalla forma cartesiana a quella parametrica e viceversa. Per far questo abbiamo comunque introdotto il prodotto scalare, il concetto di ortogonalità, che vedremo, poi generalizzeremo anche a un caso generale di Rn. Però la prima cosa che vogliamo fare subito oggi è la norma in Rn. Che cos'è la norma di un vettore in Rn? La norma euclidea. La norma euclidea non è altro che la radice quadrata di V scalare se stesso. Quindi non è altro che la radice quadrata della somma per i che va da 1 a n di un con i uguale. Ok? Questo perché siamo in Rn. Ok? Se ricordate come si fa il prodotto scalare canonico? Io devo fare la somma dei prodotti delle componenti omologhe, V scalare V, devo fare la somma dei quadrati delle componenti. Poi però devo fare la radice quadrata e ottengo questa espressione. Ora, geometricamente la norma cosa rappresenta? Facciamolo nel caso di R2. Nel caso di R2, se io ho un vettore di coordinate x1, y1, questo è V, la norma di V è esattamente la radice quadrata di x1 quadro più y1 quadro. E che cosa rappresenta? La lunghezza del vettore stesso. O il modulo, se lo chiamate. Per quale motivo x1 è questo lato qui, y1 è la lunghezza di quest'altro catete, applicando il teorema di Pitagora si ottiene che la lunghezza del vettore è rappresentata esattamente la somma. Lo stesso discorso vale in R3, eh? Se siamo in R3, lo faccio qui, stavolta gli assi sono 3, x, y e z, prendiamo un vettore V di coordinate 1, 2, 3, abbiamo sempre detto che bisogna scriverlo in verticale, quindi qua mettiamo per posto. Allora, come facciamo? Quali sono queste coordinate? Allora, funziona così. Allora, questa è la coordinata V1, questa è la coordinata V2 e questa è la coordinata V3. Da V proiettate perpendicolarmente sul piano XY e ottenete la coordinata, diciamo, il segmento che è perpendicolare è esattamente lungo V3. Poi ottenete un punto nel piano XY che ha due coordinate, queste due coordinate non sono altro, la coordinata X è V1, la coordinata Y è V3. Adesso se volete fare la lunghezza di V3 come dovete fare? Dovete applicare il teorema di Pitagora, ma il teorema di Pitagora a quale triangolo dovete applicare? A questo triangolo qui. Per quale motivo? Quest'angolo qui è retto, quindi questo è un cateto, questo è un cateto e questo è l'ipotenusa. Quindi la norma di V, diciamo la lunghezza di V al quadrato, a cosa risulta uguale? La lunghezza di questo segmento la chiamo L, è uguale a L quadro più X3 quadro, ma L quadro a sua volta, riapplicando il teorema di Pitagora a quest'altro triangolo qui, che ha questo cratere e questa come potenza, è uguale a X1 quadro più X2 quadro, scusate, V3
V1, V2 qua, V3 qua. Quindi applicando due volte il teorema di Pitagora, vediamo che l'interpretazione della norma coincide con quello della lunghezza geometrica anche nel caso di R3. Quindi per noi la norma a questo punto rappresenta la lunghezza del vettore anche nel caso di Rn, dove non possiamo fare disegno. Chiaro? Quindi chiaramente è definita tramite il prodotto scalare canonico, quindi tramite l'algebra lineare, però diciamo funziona benissimo e in R2 e R3 coincide col concetto di lunghezza del vettore, quindi ce lo prendevamo per buono anche per n maggiore di 3. Ok? Adesso come si fa la distanza di due punti? La distanza metterò all'inizio è un'idea, poi questa R spesso e volentieri la toglierò quando sarà chiaro che ci siamo. Distanza canonica o distanza euclidea tra due punti, diciamo, chiamiamoli P e Q invece che X e Y, abbiamo sempre l'eterno problema quali sono i coordinati, i nomi delle coordinate e quali sono i nomi dei vettori. Allora diciamo che P e Q, cominciamo in R2, ho sempre, se vi ricordate, io posso interpretare i punti di R2 come punti, come vettori, in maniera... Adesso P ci avrà coordinate, chiamiamole x1 e y1, Q avrà coordinate x2 e y2, devo fare la distanza tra P e Q. Se li interpreto come vettori, allora, intanto geometricamente la distanza da questi due punti come si fa? Si deve fare la lunghezza di questo segmento che posso ottenere un'altra volta dal teorema di Pitagora applicato a questo triangolo. Ma questo triangolo, se andate a vedere questo lato, quanto è lungo? È lungo esattamente x1 meno x2. Questo perché abbiamo preso x1 maggiore di x2, altrimenti sarebbe il segno opposto. Quest'altro lato è lungo y1 meno y2. Non è importante il segno, perché tanto adesso per applicare il teorema di Pitagora dobbiamo fare la radice della somma dei quadrati. Quindi se questa la lunghezza la chiamiamo L, cioè la distanza di P da Q, in questo caso non è altro che la radice quadrata di x2 quadro meno x1 quadro, scusate, x2 meno x1 tutto al quadrato più y2 meno y1 al quadrato. Ok? Somma dei quadrati dei cateti, poi facciamo la radice. Quindi questa qui non è altro che la norma di P meno Q. Se lo facciamo in R3 possiamo vedere che funziona pure in R3, non me lo fate fare la stessa cosa di prima. Okay. E quindi noi prendiamo per definizione questa diciamo, distanza euclidea, la prendiamo così in qualunque dimensione. Ok? Quindi abbiamo introdotto, come vedete, dietro questo fatto c'è un concetto molto importante, che la presenza del prodotto scalare canonico induce in maniera naturale un modo di calcolare la lunghezza dei vettori, che è la norma, e la norma a sua volta induce un modo naturale di calcolare la distanza da due punti, che è la norma della differenza. Vedremo che questo fatto è generale, varrà per qualunque prodotto scalare e qualunque norma. Quindi ogni volta che avremo una norma avremo anche una distanza, ogni volta che avremo un prodotto scalare avremo anche una norma e anche una distanza. E poi potremo verificare che questi hanno certe proprietà,
Però questo lo faremo poi in generale. Per adesso non vogliamo generalizzare troppo, ma vediamoci su RN. Su RN quindi abbiamo il prodotto scalare canonico, abbiamo visto come si fa, quando fa 0 vuol dire che, ecco, per esempio, come si fa a definire l'angolo formato da due vettori? Se io ho un vettore V, un vettore V2, anche se questi fossero in R a 17, questi sono contenuti in un piano, piano dimensione 2. Abbiamo capito che in R3 ci sono sottospazi dimensione 0, 1, 2, 3. In R4 ci saranno sottospazi dimensione 0, 1, 2, 3, 4 e così via. Adesso supponiamo che questi siano in R9, ok? Allora, come vettori io li faccio partire dall'origine. Allora, questi due vettori hanno, anche se chiaramente in R9 non posso fare il disegno, però comunque ho l'origine, poi ho il vettore a terra in un punto P e l'altro vettore come punto è rappresentato da un punto Q, ok? Che sono due punti di R9. Però sono sempre tre punti, se i vettori non sono proporzionali, tre punti non allineati. Per tre punti non allineati passa uno in un solo piano, proprio piano, piano di dimensione 2, ok? Anche se fossimo in R9, in spazio. In questo piano, quindi, io immagino di disegnare la situazione in questo piano, piano di dimensione 2 si può disegnare, quindi immagino di disegnare la situazione lì. In questo piano, questi due vettori formano un angolo teta. Come si può misurare quest'angolo teta? È molto semplice. Non sto a dare la giustificazione geometrica, ma teta chi è? Non è altro che l'arco coseno di V scalare doppio fratto norma V, norma V. Ok? Allora, vediamo un po'. Questo lo do per definizione. Ok? Lo do per definizione, così non ci sta nulla da dimostrare. Ovviamente si potrebbe dimostrare che nel caso bidimensionale questo coincide effettivamente con l'angolo formato da due vettori. Quando parliamo di angolo formato da due vettori o da due semirette, quale si intende? Si intende sempre quello compreso tra 0 e 180 gradi, cioè tra 0 e pi greco, espresso in radiano. Allora, noi vedremo che sia per il prodotto scalare canonico, ma per qualunque prodotto scalare in generale, questo numero che sta al numeratore, in valore assoluto, è sempre più piccolo del denominatore. Quindi questo rapporto è sempre compreso tra meno 1 e 1. E questo va benissimo, per quale motivo? Perché l'arco coseno è definito tra meno 1 e 1. Poi, se ci ricordiamo, per esempio, se il prodotto scalare fa 0, vogliamo che l'angolo sia pi greco mezzi, 90 gradi, ma l'arco coseno di 0 è pi greco mezzi e quindi le cose tornano. Quindi quest'angolo è coerente con la nozione di ortogonalità che abbiamo introdotto. Il coseno vale 0 a pi greco mezzi. Se invece questo prodotto scalare, per esempio, facesse 1, cioè questo rapporto facesse 1, vorrebbe dire che l'angolo è nullo. Facciamo, proviamo a fare degli esempi. Vediamo un po' se funziona. Allora, prendiamo per esempio vettore 1, 1, 2 e 2, 4.
Allora, questo è V, questo è V2. Che angolo formano? 0. Allora, andiamo a vedere la norma di V quanto fa? Fa radice di 5. 1 al quadrato più, 4, più 2 al quadrato fa 5, radice di 5. La norma di V doppio fa radicale 20, perché 4 più 16 fa 20, e V scalare V doppio fa fa 10, 2 più 8 fa 10. Adesso norma V per norma V doppio fa radice di 100, ma radice di 100 fa 10. Quindi quando andate a fare l'apporto, quanto viene? 1. Quanto è là? 0. Funziona. Andiamo a vedere, per esempio, cambiamo V doppio. Allora, mettiamo sempre V uguale 1, 2 e mettiamo V doppio uguale 4, 2, ok? Allora, stavolta abbiamo la norma di V fa sempre radical 5, la norma di V doppio fa sempre radical 20, la norma di V per la norma di V doppio fa sempre 10, perché no, le norme non sono cambiate. La norma di V doppio non è cambiata perché ho scambiato le due norme. Quello che cambia è V scalare V doppio. Prima avevo 2 più 8 che faceva 10, adesso ho 4 più 4 che fa 8. Quindi stavolta teta non è altro che l'arco coseno di 8 decimi, cioè 4 quinti. Adesso se andiamo la prossima, questo non è un valore preciso, però se andiamo a prendere il prendiamo la calcolatrice, 4 diviso 5, l'arco seno in radianti fa circa 0,64, che siccome un i radianti in 360 gradi è pari a 2 pi gradi in radianti, quindi se vogliamo in gradi dobbiamo moltiplicare per 180 e dividere per pi gradi, che fa circa, questi sono radianti, fa circa 37 gradi, 36,87 gradi. Ci sta che questi siano 37 gradi? Più o meno sì, se uno fa il disegno per bene, sì. Ok? Facciamo un caso, per esempio, in cui siamo sicuri che stiamo a 60 gradi. Allora prendiamo 1 radical 3 poi prendiamo meno 1 radical 3. Allora, se vi ricordate, radical 3 mezzi è il coseno di 60 gradi, quindi un mezzo radical 3 mezzi corrisponde a un vettore che forma 60 gradi con l'asse delle ascisse.
quindi abbiamo che quest'angolo è 60, quest'angolo è 30 e quest'angolo pure è 30. Allora proviamo, ecco, allora questo lo chiamiamo V, questo lo chiamiamo V doppio. Allora la norma di V è uguale alla norma di V doppio, che è uguale a 2, che devo fare radice di 1 più 3, 1 più 3 fa 4, radice di 2. Quindi adesso la V scalare V doppio quanto fa? Fa meno 1 più 3, che fa due. Ok, adesso teta è uguale all'arco coseno di norma di V per norma di V doppio fa 4, poi al numeratore ci avete 2 e fa un mezzo. Quando è che il coseno vale un mezzo? A 60 gradi. No, prima, scusate, ho detto male, era il seno ovviamente che radica a 3,5. Il coseno non vale. Cioè 60 gradi oppure pi greco terzo. Se voi prendete questo e lo raddoppiate, non succede nulla. Se prendete uno dei due e lo raddoppiate, che succede? Ci metto 2V al posto di V e qua c'è fuori un 2, la norma si può vedere che si moltiplica per 2, quindi esce fuori un 2 sia sopra che sotto, quindi chiaramente allungando o accorciando uno dei due vettori l'angolo non cambia. Ok? Oh, come vedete, l'angolo, essendo un arco coseno, verrà sempre compreso tra 0 e pi greco, cioè sempre compreso tra 0 e 180 gradi. Ed è così perché noi consideriamo sempre, per esempio, se noi rovesciamo questo vettore, l'angolo non è questo, ma si prende sempre questo, quello più piccolo di 180. Ok. Ok. Quindi vedete che abbiamo una formula, questa formula diciamo più che altro non è importante memorizzare la formula, è importante collegarla e saperla ricavare in relazione al concetto di ortogonalità, perché quando diciamo i vettori sono ortogonali quando il prodotto scalare fa 0, perché la coseno di 0 fa pi greco mezzo. Ma questa quantità vedremo che è compresa tra meno 1 e 1 quando dimostreremo la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. La disuguaglianza di Cauchy-Schwarz dice proprio che il valore assoluto del numeratore non può mai superare il denominatore. Ok? E quindi anche qui c'è un collegamento, io questa quantità è compresa tra meno 1 e 1, quindi si può sempre fare l'arco coseno viene sempre compreso da 0 e pi greco, e quindi è un angolo. Che angolo è? Esattamente l'angolo che forma i due vettori. Cioè, non si tratta di cose complicate da capire. Funziona, quindi in realtà non vale la pena di sprecare tempo, si possono verificare nelle due e nelle tre, ma diciamo dimostrarle formalmente fa sempre perdere tempo, perché anche potremmo dimostrarle formalmente solo in R2 e R3. Ok, invece questa definizione vale qualunque sia il vettore di R. Detto questo, vi do una notizia buona e una notizia cattiva. Vedo prima quella cattiva. Quella cattiva è che facciamo una tirata, non facciamo l'intervallo. La buona è che facciamo mezz'ora in meno. Per ovvi motivi, ce la faccio.
facciamo un elemento. Silenzio, come fate strillare? Ok. Allora adesso andiamo a svolgere un esercizio che ha un tipo di esercizio, vediamo se riusciamo a farne almeno due di questo tipo, che ha delle caratteristiche interessanti. La prima caratteristica interessante dal vostro punto di vista è che è un esercizio in genere, è un esercizio del corpo. Quindi come tale dovrebbe risvegliare la vostra attenzione. La seconda caratteristica interessante è che per farlo bisogna usare gran parte dei concetti che abbiamo esposto sin qui. Allora, supponiamo di dare due rette. Allora, una la scriviamo, siamo in R3, e la scriviamo in forma cartesiana, per esempio x meno y meno 0 uguale 1, 2x più y meno 0 uguale 1. Quindi qui abbiamo l'intersezione di due piani, di R3, che ci daranno una retta. Come si fa a capire che questa intersezione è molto semplice? Allora, due piani possono essere, quali sono le possibili disposizioni di due piani in R3? Possono essere coincidenti, paralleli o incidenti in un R3. Cioè non ci sono altre possibilità. Ok? Il caso coincidenti è un caso particolare in realtà del caso paralleli. Ma come si fa a vedere se sono paralleli? Quando due piani sono paralleli, il vettore ortogonale, se vi ricordate del vettore dei coefficienti A, B e C, i vettori ortogonali devono essere proporzionali, cioè devono essere lo stesso almeno di un coefficiente moltiplicativo. Ma qua è 3 meno 1 meno 1, qua è 2 1 meno 1, non sono proporzionali, quindi questi qua sono due piani incidenti sicuramente in una retta, quindi questa è sicuramente una retta. Ok? Però vi viene data in forma cartesiana. Adesso prendiamo un'altra retta S, per esempio prendiamo la retta 0, 1, meno 1 più lambda volte meno 1, 1, 1 a variare di lambda basta. Questa retta, l'equazione di questa retta l'ho data in forma parametrica. Adesso avete due rette. Quali sono le possibili disposizioni di due rette in R3? Le due rette possono essere coincidenti o parallele, comunque coincidenti in caso particolare di parallele. Possono essere anche incidenti, e tutto questo potrebbe succedere pure in R2, ma c'è un'ulteriore possibilità, che le due rette possono essere, si dice, schembe. Cioè quando le due rette hanno direzione diversa, allora quando le due rette hanno la stessa direzione, o sono parallele o sono coincidenti. Ma quando due rette hanno direzioni diverse, in R2 si devono incontrare per forza. Poi vedremo che questo deve essere forza vero per la regola di Gauss. Ma in R3 no, altrimenti non si potrebbero fare le strade, perché tu hai la strada che va di qua, la strada che va di là, questa la fai passare di sopra e quella passa di sotto. Puoi passare sotto, per esempio, ogni volta che passate sopra l'autostrada al, diciamo, casello di Cassino, la strada, diciamo, statale va in una direzione, l'autostrada va nell'altra direzione, la gente passa tranquillamente di sopra, gli altri passano tranquillamente di sotto e non si scontra nessuno, perché ovviamente le due rette sono schemi. Chiaro? Ok. Ora
Tra l'altro, la possibilità che siano sgherme, se le rette vengono scelte a caso, è abbastanza probabile. Praticamente, se venissero veramente scelte a caso, avrebbe probabilità 1. Se certi coefficienti venissero scelti a caso con una distribuzione uniforme, vabbè, però è chiaro che essendo spesso i coefficienti scelti tra numeri interi, qualche piccola probabilità che le rette siano parallele oppure siano coincidenti ci può stare, però diciamo molto più spesso le due rette sono sgherme. Adesso dobbiamo introdurre il concetto di distanza di due insiemi. Come si fa la distanza di due insiemi E ed F? Questa qua è l'estremo inferiore della distanza di P e Q, dove P appartiene a D e Q appartiene a D. Allora, le distanze, se vi ricordate, le distanze di due punti sono numeri positivi, quindi l'insieme di tutte le distanze è sicuramente un insieme di numeri positivi, e quindi l'estremo inferiore ovviamente è maggiore o uguale di 0. Uno potrebbe dire, ma perché parli di estremo inferiore, potresti parlare di minimo. Effettivamente nel caso delle rette sarà il minimo, però in generale bisogna parlare di estremo inferiore perché può succedere questo. Pensate, allora, se io ho due insiemi, esempio in R2, è chiaro che c'è sta un'unica, se questi due insiemi sono chiusi e uno dei due è limitato, si può dimostrare che c'è un'unica coppia di punti di minima distanza. Ok? Allora tu stai su quest'isola qua, quest'isola qua c'è un'unica coppia di punti, qua ci sta P e qua ci sta, e quei due punti realizzano il minimo. In questo caso D, P, Q è il minimo delle distanze di tutti i punti. D, P0, Q0 è uguale al minimo della distanza di P, Q, tale che P appartiene a D. Però può succedere anche una cosa del genere. Pensate al caso in cui io abbia, per esempio, un ramo dell'iperbola equilatera e gli assi cartesiani. Quindi un insieme è il ramo di iperbola equilatera, l'altro insieme sono gli assi cartesiani. Qual è la distanza tra l'iperbole e gli assi cartesiani? Non c'è il minimo, però la distanza c'è, quanto fa? Fa 0, l'estremo inferiore fa 0, perché come vedete, se voi prendete per esempio un decimo, allora ci sono una coppia di punti qua e qua che si distano meno di un decimo. Se prendete un centesimo, andate più sopra e ci sono, anche se questi due insiemi sono disgiunti, ovviamente se i due insiemi non sono disgiunti la distanza è sempre 0, perché basta prendere un punto che sta da tutte e due le parti, faccio la distanza di P da P, ovviamente mi viene 0, chiaro? Però la distanza può essere 0 anche se i due insiemi sono disgiunti. Quindi però in generale bisogna scrivere estremo inferiore. Per quanto riguarda le rette, però, vedete, in R2 voi avete due possibilità: o le rette sono parallele. Allora, se sono parallele, per esempio pensate ai binari di una ferrovia, la distanza è data dalla lunghezza di un segmento di perpendicolare a tutte e due le rette. La distanza è unica, mettiamo che, diciamo, le traversine sono lunghe un metro, però in questo caso le coppie di punti di minima distanza sono tante, perché se prendete le due rette di due binari ferroviari, la distanza è sempre un metro, però ce l'avete qua, ce l'avete avanti, quindi ci sono infinite coppie di punti che hanno distanza minima. In R2, se le due rette non sono parallele, sono per forza incidenti, quindi la distanza è 0 nel punto di P
intersezione. E se invece siamo in R3, la situazione è più interessante. Per quale motivo? Perché se stiamo in R3, una retta va di qua e una retta va di là, però non è detto che le due rette si incontrano. Cioè qua disegno la retta in questo modo per far capire che questa passa di sotto a quest'altra. Ok? Cioè non si incontrano. Una, diciamo, immaginate che questa sta sul piano orizzontale e questa sta sul piano sopraelevato. Ok? Allora che succede? Che c'è un'unica coppia di punti P, chiamiamoli P0 e Q0, che minimizzano questa distanza. Ovviamente questo capita nel caso in cui le rette siano incidenti, perché in quel caso la distanza è 0, il punto di intersezione, ma anche se sono sghembe, perché c'è un'unica coppia di punti tale che questo segmento qua, che è un vettore Q-P o P-Q, sia ortogonale a tutte e due le direzioni. Allora, ho cercato di fare la figura in maniera tale che si capisca. Facciamo vedere che se io prendo due altri punti qua, li chiamo P' e Q', la distanza di P' Q' è sempre maggiore della distanza di P0 da Q0. Quindi questi qua sono i punti più vicini. Perché? Allora, quali sono P0 e Q0? Sono quei punti definiti in modo tale che il segmento che li congiunge, cioè visto come vettore P-Q o Q-P, sia ortogonale sia ad R che ad S. Come si faceva a vedere che erano ortogonali? Quel vettore e la direzione della retta relativa devono avere il prodotto scalare che fa 0. Allora, perché? Allora, sicuramente io so che questa distanza è minore della distanza di P0 da Q'. Perché? Perché è minore la distanza di P0 da Q'? È evidente questo. Sveglia, quest'angolo com'è? Quest'angolo com'è? È retto. Allora questo è un catete, questo è un altro catete e questa è l'ipotenusa. L'ipotenusa è più lunga del catete. Adesso andiamo a prendere quest'altro triangolo. Anche se dalla figura non è apparente, cioè non è evidente, non è evidente. In realtà, ragionando un minuto, si capisce subito che questa distanza qui è maggiore di questa. Perché? Perché stavolta è questo angolo qui a essere retto. Perché? Perché questa distanza qui allora quest'angolo è retto e questa è la perpendicolare a questa. Allora questo qua è retto per il teorema della perpendicolare. Allora se questo è retto, che vuol dire? Questo è un cateto, questo è un cateto e questo è ricorrente. Allora questo è più lungo di questo e più lungo di questo. Questo cosa dimostra? Dimostra che qualunque sia, se lo fate dall'altra parte è uguale, o se prendete un punto di qua, un punto di là è uguale. Quindi questo dimostra che in ogni caso la distanza di due punti qualunque
questi li chiamavo PQ invece di primo Q primo. Chiamiamoli PQ tanto. Allora vedete, la distanza PQ maggiore la distanza P0 oppure maggiore la distanza di P0 più 0. Potete farlo pure dall'altra parte, la distanza di PQ sarà maggiore della distanza di P da Q0, che sarà maggiore della distanza di P0 da Q0. In certi casi si può avere anche l'uguale, ma l'uguale può avvenire solo se P uguale a P0 o se Q uguale a Q0. Uno dei due uguali. Tutte e due uguali può avvenire solo se P uguale a P0 e Q uguale a Q0. Quindi, effettivamente questo if chi è un minimo ed è la distanza di P0 da Q0. Quindi, quello che abbiamo detto dice che per trovare la distanza di due rette sghembe, per trovare la distanza, allora, se devo trovare la distanza di due rette parallele, devo trovare il piano che le contiene, in quel piano devo prendere un segmento perpendicolare a tutte e due, che parte da una retta e arriva sull'altra. Ma se devo trovare la distanza di due rette sghembe, devo trovare l'unica coppia di punti che sta su una retta, che sta sull'altra retta e che sia ortogonale ad ambedue le rette. Ci siamo fino a qui? Non è complicato. Sto tornando indietro, sto dicendo, devo trovare questo segmento qua. Questo segmento qua come è definito? È ortogonale a questo, una R e l'altra S. L'ortogonale è R ed S è ortogonale pure S. È chiaro fino a qui? Ok. Una volta che ho trovato questo segmento, allora la lunghezza del segmento è la distanza e i punti P0 e Q0 sono i punti di minima distanza. Allora, la domanda è, lo vogliamo fare per queste rette? Allora, come lo possiamo fare? Possiamo fare in questo modo. La prima cosa, quindi ho portato in alto così lascio la figura visibile. Allora, la prima cosa da fare, io vi ho dato le due rette, una con l'equazione cartesiana e l'altra con l'equazione parametrica. È meglio averle tutte e due nello stesso modo. Secondo voi mi conviene portare quella con l'equazione parametrica in cartesiana o quella con l'equazione col sistema cartesiano in equazione parametrica? La cartesiana in parametrica. Perché? Che la parametrica ha un grosso vantaggio, solo la direzione della retta. Invece quando scrivo le equazioni cartesiane, il sistema che mi dà l'equazione cartesiana della retta, non è evidente, no? So che è una direzione che è ortogonale a quelle due, a quelle di quei, perché la retta deve stare su due piani. Ah, come si fa? Come si fa? Allora, un modo è per esempio risolvere il sistema, ma lo scrivo qua il sistema era 3x meno y meno z uguale 1, 2x più y meno z uguale 2. Allora, per esempio facciamo la somma, qua otteniamo 5x meno 2z uguale 3, quindi troviamo 5x uguale 2z più 3, quindi x uguale 2z più 3, quindi poi
sostituiamo in una delle due, per esempio nella seconda, e dobbiamo fare 2x, cioè 4z più 6, quindi più y meno z uguale 2. Allora, qui portiamo la z sopra e troviamo 6 meno z, quindi più y uguale 2, che meno z portato sopra fa meno 5z, 4z meno z fa meno 5z fa meno z. Fatto 2x, moltiplicato 2. Adesso portiamo dall'altra parte, troviamo y uguale z meno 6, quindi più 2, che fa z meno 6 più 10, quindi fa più 4 quinti. Poi ripeto, riscrivo la x, x uguale 2z più 3 quinti, e poi z uguale 6. Adesso riscriviamo tutto in forma vettoriale. Allora abbiamo x, y, z uguale 3 quinti, 4 quinti, 0, perché vedete i termini noti qua sono 3 quinti, 4 quinti e qua non c'è, più z volte, che moltiplica, scusate, qua il quinti mi riferisce a tutto e tutto, z volte che moltiplica 2 quinti, 1 quinto, 1. Ok. Allora, un primo controllo che si può fare, e z è rimasto libero. Per quale motivo? Le equazioni erano 3, 2, le variabili erano 3, non possiamo risolvere tutte e tre le variabili. Una deve per forza rimanere lì. Allora, come si può vedere se abbiamo fatto bene? Allora, questa qui, se metto z uguale a 0, deve essere una soluzione. Che significa? Se la vado a sostituire nel sistema, deve funzionare. Allora, 3 per 3 quinti fa 9 quinti, meno 4 quinti fa 5 quinti, 5 quinti fa 1, e si trova, perché poi 0 uguale a 0. Poi 2 per 3 quinti fa 6 quinti, più 4 quinti fa 10 quinti, 10 quinti fa 2 e si trova. Quindi questa qua funziona. Andiamo a vedere l'altra. Questa qua, se vi ricordate, che cosa deve essere? Deve essere una soluzione dell'omogenea, cioè quando la vado a sostituire deve funzionare, ma non deve venire 1 e 2, deve venire 0 e 0. Allora vediamo un po'. 3 per 2 quinti fa 6 quinti, meno un quinto fa 5 quinti, cioè 1, meno 1 fa 0. 2 per 2 quinti fa 4 quinti, più un quinto fa 5 quinti, meno 1 fa 0. Ok? Tuttavia rimane il fatto, quindi anche questa funzione, rimane il fatto che non mi piace molto come stanno scritto, perché io potrei scrivere adesso che la mia retta R è uguale a questo punto più questo parametro, lo chiamo lambda, variare di lambda. Però non mi piace il fatto che i vettori che sto utilizzando hanno delle coordinate frazionate. Allora, come posso fare? Se vi ricordate i concetti che abbiamo espresso ieri, come punto di partenza io posso prendere qualunque punto che sta sulla retta. Allora, mi posso prendere un punto a coordinate intere? Sì, basta mettere z invece che 0 un altro numero. Per esempio, se metto 1, viene 3 quinti più 2 quinti fa 1. Poi 4 quinti più 1 quinto fa 1 e 0 più 1 fa 1. Quindi 1, 1, 1. E come faccio a controllare se ho fatto bene? Basta prendere 1, 1, 1 e vedere se funziona. 3 meno 1 meno 1 viene 1. 2 più 1 meno 1 fa 2. Quindi questa qua è un'altra soluzione. Poi, allora, là abbiamo usato il parametro lambda, qua usiamo il parametro mu. Allora,
Qual è il problema? Anche questo mi dà fastidio perché 2 quinti, un quinto, 1. Allora cosa faccio? Qua non posso fare molto, però qualcosa posso fare. Cioè la direzione, questa è la direzione della retta. Se la voglio cambiare posso semplicemente moltiplicarla per una costante, per uno scalare. Quindi invece di prendere 2 quinti, un quinto, 1, prendo 2, 1, 5. Quindi la mia retta R è uguale a questo, al variabile di mu appartenente a R. Naturalmente anche questo lo posso controllare, perché se prendo 2, 1, 5, 3 per 2, 6, meno 1, meno 5 fa 0, 2 per 2, 4, più 1 fa 5, meno 5 fa 0. Quindi, come vedete, questa è rimasta una soluzione dell'equazione del sistema non omogeneo e questa è rimasta una soluzione del sistema omogeneo. Ok, adesso i conti li ho fatti, li ho controllati, posso anche cancellare i conti intermedi. Quindi ho ottenuto la mia retta R in equazione parametrica. Dice, o devo fare in altri modi? Ci sono tanti modi di fare questi esercizi. Per esempio, un modo è, se io voglio trovare la direzione della retta, la direzione della retta la chiamo ABC. Allora cosa so della direzione della retta? Deve essere ortogonale a 3 meno 1 meno 1, quindi deve essere 3a meno b meno c uguale a 0, cioè deve essere la soluzione della prima equazione omogenea, e poi deve essere 2a più b meno c uguale a 0, e allora mi vado a risolvere il sistema omogeneo. Ma quando mi vado a risolvere il sistema omogeneo, per esempio viene 5a uguale 2c, allora metto, e poi quindi per esempio metto c uguale 5, viene a uguale 2, e vado a sostituire adesso a uguale 2, qua viene 4, c uguale 5 meno 5 meno 1, porta dall'altra parte, viene 2 uguale a 2, e ho trovato 2 uguale 5. Ovviamente uno dei tre l'ho sempre fissato arbitrariamente, c, no? Ma quando sono arrivato a questa equazione è chiaro che se non voglio numeri frazionali mi conviene prendere c proporzionale a 5 e a proporzionale a 2. Posso prendere 5 e 2, 10 e 4, però meglio 5 e 2 sul più piccolo. Chiaro? Ok. Oh, una volta fatto questo, però rimane sempre il problema di trovare una soluzione del sistema non omogeneo. Allora, per trovare una soluzione del sistema non omogeneo, comunque la devo risolvere. Cioè, devo fare come prima, o ricavando una variabile, oppure sommando, eccetera. Quindi viene 5x meno 2z uguale 3. Allora, per esempio, io cosa posso fare? Posso mettere z, una delle variabili la posso sempre scegliere io. Allora, se z lo metto 0, x mi viene 3 qui. Se z lo metto 1, qua mi viene meno 2, porto dall'altra parte, qua mi viene x uguale 1. Allora cosa faccio? Adesso vado a sostituire, per controllo posso farlo pure in tutte e due le equazioni, e vedo che qua mi viene 3 meno 1 che fa 2, porta dall'altra parte 1 meno 2 fa meno 1, quindi viene x uguale a 2. Se lo faccio su invece viene la stessa cosa. Ok? E quindi anche così sono arrivato alla mia soluzione. Questa è una soluzione particolare, perché non devo trovare, a me non serve trovare tutte le soluzioni, basta trovare una soluzione particolare e una soluzione dell'omogenea, perché nel momento in cui so che i due piani non sono paralleli, sono sicuro, se i due piani fossero paralleli la situazione sarebbe più complicata, perché vuol dire che allora l'intersezione non è una retta, perché se i due piani sono paralleli o l'intersezione è vuota o l'intersezione è tutto il piano.
chiaro. Ma se io vi ho detto che questa è una retta, lo sarà, però voi controllate che i piani siano non paralleli. Nei momenti in cui sono non paralleli, quella è una retta, ed essendo una retta, questi devono intersecare, diciamo, in una retta, quindi ci deve essere una direzione unica, e basta che su quella retta prendi un qualunque punto di traslazione. È chiaro fino a qui? Possiamo farlo in linea teorica, possiamo farlo con qualche scorciatoia. Alla fine abbiamo portato la nostra retta R nell'equazione parametrica. Abbiamo S, la riscriviamo qua, che è scritta pure lei in forma parametrica. Adesso devo trovare il segmento di perpendicolare di tutte e due. Come si fa? Allora si fa così. La prima cosa, queste sono le direzioni delle due rette. Come vedete non sono proporzionali, cioè le due rette non sono parallele. Quindi sono o incidenti o sdegni. Però incidenti va bene uguale, perché cosa significa? Quando andate a fare le rette schembe il segmento vi viene zero, viene di lunghezza zero. Allora, come faccio a trovare il segmento perpendicolare a entrambi? La prima cosa, devo trovare la direzione perpendicolare a entrambi. Allora, come faccio a trovare la direzione perpendicolare a entrambe? La direzione la chiamo APC. Allora devo scrivere che 2A più B più 5C deve fare 0, e che meno A più B più C deve fare 0, perché deve essere perpendicolare sia a questa che a questa. E vabbè, allora a questo punto facciamo la differenza, per esempio viene 3A più 4C deve fare 0, quindi 3A uguale meno 4C, quindi per esempio posso prendere A uguale 4, C uguale meno 3. Allora, se questo è 4 e questo è meno 3, se andate a sostituire viene B uguale 6. Per esempio sostituire la seconda viene meno 4 più B meno 3 uguale 0, portare dall'altra parte quindi più uguale 0. In realtà va bene qualunque soluzione proporzionale a questa, cioè va bene anche 4 terzi, 7 terzi, 1. Il problema qual è? Mi conviene usare 4 terzi, 7 terzi, 1? No, perché è frazionario. Mi conviene usare 8, 14, meno 6? No, perché i numeri sono più grandi, quindi alla fine mi conviene usare questa qua. Questa qua, per non far venire frazionali, i numeri più piccoli che posso prendere, uno qua più 4, qua prendo 3, meno 3 per 10. Per esempio. Ok? Allora, verifichiamo. Ho fatto un errore, perché io ho sottratto non ho fatto nessun errore, perché deve sottovalutare non a questo, a questo e questo. Allora, meno 4 più 7 meno 3 fa 0, 8 più 7 fa 15, meno 15 fa 0, è giusto. Ok, adesso conosco la mia direzione ortogonale. Adesso cosa devo fare? Cosa devo fare? Un modo è questo. Questo punto qua lo chiamo Q mu, questo punto qua lo chiamo P lambda. Q
come è fatto il segmento e che congiunge pi lambda q mu come vettore è la differenza di tutto. Devo fare q mu meno pi lambda. Allora, come deve essere questo vettore? Deve essere proporzionale, cioè uguale ad alfa per la direzione ortogonale, cioè alfa 4, 7, 1, 2, 5. La direzione ortogonale non me l'avevo segnata, ma insomma, me la ricordo, era 4, 7. Ok. Allora andiamo a sostituire. Dobbiamo fare questo meno questo. Allora come si fa? I termini nodi basta fare la differenza. Viene 1, 0, 2. Viene 1, 0, 2 più mu 2, 1, 5 più lambda 1, meno 1, meno 1 uguale alfa 4, 7, meno 3. Cioè qui ho fatto la differenza dei due. 1 meno 0 fa 1, 1 meno 1 fa 0, 1 meno meno 1 fa 2, quindi viene 1, 0, 2. Questo è facile. Poi c'è il pezzo con la mu che è positivo perché sta qua, e poi c'è il pezzo con lambda al quale devo cambiare segno. Invece di mettere il meno fuori, lasciate più fuori e cambiate segno dentro. Questo è un fatto di esperienza, perché in base a questa uguaglianza noi adesso andiamo a scrivere un sistema di tre equazioni e tre incognite. Quando andate a scrivere, se il meno ce l'avete fuori, ogni volta dovete cambiare segno, vi impicciate e sbagliate. Invece se avete già cambiato il segno al vettore, siccome quando avete cambiato segno al vettore l'avete fatto in sequenza, cioè tenendo doppio il vettore originale, cambiare segno a un vettore è difficile sbagliare. Chiaro? Ok. Questo che significa? Significa che adesso voglio continuare di qua, la figura non mi serve più, la cancello. Allora, cosa significa? Significa che abbiamo 1 più 2 mu più lambda uguale 4 alfa, o abbiamo mu meno lambda uguale 7 alfa, e poi abbiamo 2 più 5 mu meno lambda uguale meno 3 alfa. Questo è il nostro sistema. Non abbiamo fatto altro che leggere quell'uguaglianza vettoriale e trasformarla in un sistema di tre equazioni, in tre incognite. Come lo risolviamo? Come al solito cerchiamo di eliminare le variabili. Allora, per esempio, io posso eliminare lambda dalla prima e dalla seconda facendo la somma, quindi viene 1 più 3 mu uguale 11 alfa, e posso eliminare l'alfa dalla seconda e la terza facendo questa meno questa. Quindi qua viene 2 più 4 mu uguale meno 10 alfa. Meno lambda, meno lambda se ne va. Qua devo fare 2 più 4 mu perché devo fare la differenza, meno 3, meno 7 fa meno 10. Adesso se voglio fare, mi conviene moltiplicare la prima per 4, viene 4 più 12 mu uguale 44 alfa, la seconda la moltiplico per 3 e viene 6 più 12 mu uguale meno 30 alfa, e adesso faccio la differenza, faccio questa meno questa e mi viene 2 uguale meno 74 alfa.
quindi viene alfa uguale meno 1 su 36. Allora, vediamo se abbiamo fatto bene. Adesso non posso ancora controllare, perché per controllare devo trovare anche prima mu e lambda e poi verificare. Però un primo controllo si può fare. Andate a prendere la il vettore ortogonale, cioè quello 4, 7, meno 3. Andate a fare la somma dei quadrati. Quanto fa? 16 più 49 più 9. 16 più 9 fa 25, 25 più 49 fa 74. Bon, a parte questo 2 che si è semplificato, perché dall'altra parte quello che vi pare. Se viene un numero proporzionale, tranne qualche piccolo coefficiente che si può essere semplificato, al somma dei quadrati, vuol dire che probabilmente è fatto bene. Non è un controllo certo questo, però diciamo, se qua invece di venire là mi viene 74 e qua c'era 73, era sicuro che era imperiato. Quindi questo controllo mi può essere utile per non andare avanti a fare altri conti, se diciamo, torno indietro, controllo e vedo se ho fatto bene. Invece adesso possiamo andare avanti. Adesso come faccio a ricavare a mu? Per esempio abbiamo 1 più 3 mu uguale a meno 11 37esimi. Quindi 3 mu uguale meno 48 37esimi, perché questo viene meno 37, meno 37 meno 11 fa meno 48, viene mu uguale meno 16 su 47. Ok? Adesso andiamo a trovare lambda. Lambda dalla terza, dalla seconda è uguale a mu meno 7 alfa, cioè meno 16 su 47 più su 37, scusate, su 37, meno 16 su 37 meno 7 alfa fa più 7 su 37, cioè dovrebbe fare meno 9 su 37. Lo riscrivo qua, e questo è uguale a lambda. Adesso qual è il controllo che si può fare? Io certo posso sostituire qua dentro e vedere se il sistema originale è soddisfatto, però c'è un altro controllo che, se funziona, qua non cancello nulla, perché se non funziona il controllo devo tornare qua e vedere di corretto. Però questo non mi conveniva per cancellarlo. Io vi ricordo che qua c'era scritto che mu meno i lambda era uguale ad alfa 4, 7, meno 3. Adesso cosa faccio? Chi è mu? Mu è meno 16 37. Allora andiamo a scrivere u meno 16 37. Allora come si fa? Devo prendere 1, 1, 1, meno 16 su 37, 2, 1, 5. Quindi in 37esimi, quanti ne ho? 1 sono 37 37esimi, 16 per 2 fa 32, 37 meno 32 fa 5, 37 meno 16 fa 21, 37 meno 80 fa meno 43. Questo è il punto Q. Lambda abbiamo detto che viene meno 9 37esimi, quindi andiamo a calcolare P meno 9 su 37. Allora come devo fare? L'equazione di P lambda sta scritta qua, devo fare 0, 1, meno 1,
meno 9 su 37, meno 1, 1, 1. Quindi in 37esimo devo fare 0 più 9 fa 9, 37 meno 9 fa 28, meno 37 meno 9 fa meno 46. Adesso se io vado a fare la differenza Q mu meno P lambda per questi valori qua, cosa devo fare? Devo fare un 37esimo, poi devo fare questa differenza qua, quindi quanto mi viene? Meno 4 meno 7 più 3. Ma se metto il meno in evidenza mi diventa meno un 37esimo per 4, 7 meno 3, che è esattamente quello che doveva succedere, perché questo doveva essere uguale ad alfa volte 4, 7 meno 3. Alfa è questo e 4, 7 meno 3 è uscito. Quindi quando faccio questo controllo io non solo ho verificato che i conti precedenti fossero giusti, ma ho trovato anche, questo è un punto che sta sulla retta questo sta sulla retta R, questo sta sulla retta S, e questi due punti sono i punti di minima di distanza. Quindi cosa che nell'esercizio è richiesta, cioè quando io faccio l'esercizio chiedo non solo la distanza. Adesso la distanza quanto fa? La distanza dovete fare la lunghezza di questo vettore qua. Come si fa la lunghezza di questo vettore qua? È un 37esimo per la radice quadrata di 74. Perché? Allora vedremo che i coefficienti che stanno a moltiplicare il vettore, quando fate la norma, semplicemente basta togliere il segno. Cioè è inutile che fate 4 37esimi al quadrato più 7 37esimi al quadrato più 3 37esimi al quadrato. Se voi fate 4 37esimi al quadrato più 7 37esimi al quadrato più meno 3 37esimi al quadrato e poi fate la radice quadrata, lo vedete che sotto potete mettere in evidenza 37 quadro e si porta fuori che è un 37esimo. Quindi è inutile fare i quadrati così complicati, dovete fare solo i quadrati dei numeratori, 16 più 49 più 9 che fa 74, e vi rimane un 37esimo per la radice di 74. Allora questa è la distanza e questi sono i punti di minima distanza. Ci sono altri modi di fare questo esercizio, si possono fare alcuni determinanti, ci sono varie procedure. Il punto è, questa procedura la possiamo già applicare dopo quanti giorni di corso? Manco 10, avendo introdotto un numero minimo di definizioni. E perché? Perché tutto è logico. Quindi questa procedura è non solo probabilmente la più veloce, ma ogni passo che si va a compiere per risolvere l'esercizio ha un'interpretazione logica piuttosto chiara, quindi un modo per essere controllato piuttosto semplice. Basta per semplicemente ripetere, se uno vuole imparare a fare questo esercizio, basta ripetere questa cosa 5, 6 volte, 7 volte, una volta che l'hai fatto. Una retta, due rette, tre rette, una volta che ti è capitato due rette parallele e quant'altro. Diciamo, vedrai che è molto semplice da interpretare e da controllare. Allora, ripetiamo, sono rimasti 5 minuti. Allora, cosa abbiamo imparato oggi? Allora, punto primo, abbiamo imparato che se abbiamo un prodotto scalare canonico abbiamo anche la norma euclidea. Cos'è la norma euclidea di un vettore? È la radice quadrata di V scalare stesso. Questa è la lunghezza del vettore.
Poi abbiamo imparato a fare l'angolo tra due vettori, che è sempre compreso tra 0 e pi greco, ed è in radianti l'arco coseno di v scalare doppio fratto norma v per norma v doppio. Poi abbiamo imparato che se abbiamo la norma abbiamo anche una distanza tra i due punti o vettori, che chi è la norma della differenza. Distanza è un'idea, che è la lunghezza del vettore differente. Bene, come possiamo applicare questi concetti? Per esempio, applicandoli a caso di determinare la distanza di due rette scritte. Prendiamo due rette in R3, una la diamo con l'equazione cartesiana, l'altra la diamo in forma, una con la, in forma con l'equazione parametrica, l'altra la diamo in forma cartesiana consistente. Allora, vogliamo determinare la distanza, i punti di minima distanza di queste due rette. Allora, se le due rette sono sghembe, sicuramente la coppia di minima distanza è unica e la distanza è ben definita. La distanza è ben definita in ogni caso, ma abbiamo anche che la coppia di minima distanza è unica, cioè i punti che realizzano la minima distanza. Praticamente, quali sono i punti che realizzano la minima distanza? Quando c'è, immaginate di avere due autostrade che viaggiano in direzioni diverse. Quando guardando da sopra potete guardare l'autostrada di sotto che sta sul piano orizzontale e il punto che sta sotto lo vedete esattamente a piombo sotto di voi, quindi secondo la direzione verticale, vuol dire che state sul punto di minima distanza di sopra e il punto di minima distanza di sotto è quello che ci avete sotto in verticale. Quando questo segmento è verticale e questo piano è orizzontale, allora effettivamente il piano orizzontale sarebbe il piano che contiene la retta di sotto e la proiezione della retta di sopra, sì. Che contiene la direzione della retta di sotto e la direzione della retta di sopra, diciamo così. Chiaro? Ok, allora come si fa praticamente? Si prende la retta in forma cartesiana, si prende il sistema e si trasforma in equazione parametrica. Come si fa a controllare di aver fatto bene? Quando si trova l'equazione parametrica, la soluzione particolare deve essere una soluzione particolare del sistema cartesiano, la direzione della retta deve essere una soluzione del sistema omogeneo, corrispondente al sistema cartesiano dato. E va bene. Poi si cerca di mettere le due soluzioni in una forma che sia comoda, cioè tale che i numeri siano interi, per esempio se vengono dati coefficienti razionali, allora si può sempre fare in maniera tale che vengano interi e magari non troppo grandi. Dopodiché avete due rette, entrambe espresse in forma parametrica. Allora cosa si fa? Si va a imporre la condizione che un punto della retta di sopra meno il punto della retta di sotto, cioè il vettore differenza, sia ortogonale a entrambe le direzioni. Ma essere ortogonale in entrambe le direzioni, io mi faccio prima il vettore ortogonale in entrambe le direzioni, che è unico a meno di un coefficiente di proporzionalità, e poi vado a imporre che il numero di lambda sia uguale ad alfa volte o a nu volte, come vi pare, questo vettore qua. E ottengo un sistema di tre equazioni in tre incognite. Questo sistema di tre equazioni in tre incognite ha una soluzione unica, questo lo dimostreremo poi più là. Ma che abbia una soluzione unica è chiaro, perché abbiamo già verificato che le due rette erano scheme, cioè le direzioni erano diverse, cioè non proporzionali. Ok, allora una volta fatto questo si risolve il sistema. Come si risolve? Prima si cercano di, abbiamo un sistema 3x3, allora si cerca di eliminare da due equazioni una variabile, quindi arrivando a due equazioni in due variabili, che è un sistema che dovesse saper fare già dalle superiori. E a quel punto uno ricava, una volta eliminata lambda, uno ricava prima alfa, poi mu, poi va a sostituire in una delle equazioni precedenti e ricava due. A quel punto abbiamo ricavato alfa, mu e lambda, possiamo andare a verificare nel sistema, ma ci conviene calcolare direttamente Q mu più lambda e vedere se la differenza
soddisfa la condizione che abbiamo imposto, che deve essere uguale ad alfa volte, in questo caso il vettore era 4,7-3. L'abbiamo fatta, effettivamente risulta meno un 37esimo per 4,7-3, alfa era meno un 37esimo, funziona e tutto va bene, vuol dire che i conti non sono fatti. Chiaro? Adesso vi inventate il coerente, vi fate il sistema, vi fate l'esercizio e vedete se il tutto funziona. Ok.